Salve a tutti ragazzi, sono Zed e questo è il secondo tentativo per registrare questo video. Allora, voglio provare a iniziare questo primo episodio di questa, spero, serie a lungo termine, che vorrei chiamare Zed's Talk, che sarebbero comunque dei D-log, ovvero vlog, anziché sarei soltanto io che parlo e gesticolo come l'italiano medio. Ci saranno anche disegni per intrattenere un po' meglio. Ovviamente i disegni saranno inerenti all'argomento di cui sto parlando. Quindi, allora, ovviamente leggendo dal titolo e da quello che sto facendo dietro, anche se siamo Power Ranger, sto disegnando e vorrei parlare di Monster Hunter Generation. Anche se comunque parla della serie in generale, ma soffermiamoci su quel Generation. Allora, Generation, gioco che o lo si ama o lo si odia, principalmente lo si odia, ma non sono d'accordo su questa cosa, principalmente perché il titolo ha i suoi pregi e i suoi difetti, molti difetti per molti, per me invece ci sono più pregi che difetti. Allora, Monster Hunter ormai è arrivato a 12 anni di vita. Infatti, molti occidentali stanno aspettando la conferma da parte di Capcom che Double Cross, alias Monster Hunter Generation Ultimate per noi, venga rilasciato ufficialmente per l'Occidente. Però parliamo di un gioco particolare, di Generation, cioè il predecessore di Double Cross, perché è uscito per il decimo anniversario del gioco. Allora, del brand, scusate. Generation si è presentato molto forte come trailer, come pubblicità, guardando anche i trailer soprattutto, in cui si vedono bene o male i quattro flagship con quello che sanno fare, con quello che rappresentano. Però dal trailer, per esempio, gli stili di caccia non erano così facili da capire, cosa che invece giocando è più facile da capire. Perché sto parlando di Generation mentre ormai la foga, l'hype si trova tutto su Double Cross? Semplicemente perché il titolo è stato molto particolare, proprio perché è uscito nel decimo anniversario. Continuo a sottolineare questa cosa perché chi ha giocato i vecchi Monster Hunter, ma non sto parlando del 3 Ultimate, quell'aborto per Wii. Sto parlando benissimo, proprio per essere precisi, del primo Monster Hunter, quello uscito su PS2 nel 2005. Da assiduo giocatore delle console e masticatore dei vari siti, ovviamente, nel lontano 2005, sono passati 12 anni da quando l'ho scoperto, scoprì questo gioco, ovviamente incuriosito, trovo il modo di farmelo reperire e comincio a giocarci. Tra meccaniche un po' astruse, tipo il dover cercare nel tutto l'inventario con L e quadrato, si doveva andare avanti così. Oppure le hitbox sballate, però sì, l'ho apprezzato, mi ha fatto nascere questa mania del gioco che porto avanti da 12 anni, anche se nella camera non si nota. Non si nota granché dato che c'è più Gundam che altro. Vabbè, diciamo, allora, Monster Generation riporta alla luce tutti i vecchi villaggi, quindi porta alla luce Kokoto, che è il primo villaggio, in cui c'è anche in quel momento c'è l'easter egg di Zelda. Ovviamente per trovare la spada di Zelda bisogna farsi una massiccia dose di palle d'acciaio. Poi ci sta il villaggio di Poke,
che per chi ha cominciato con la PSP, quindi stiamo parlando di Freedom Unite in questo caso, ma anche in generale Freedom, Monster Hunter Portable, ci sarà ovviamente, e l'avrà riconosciuto anche, ovviamente non ci sarà più la fattoria Poké, questo è un peccato, no, non si potrà accedere direttamente, però proprio perché c'è Poké c'è anche il giochetto che hanno fatto su Poké con la missione dei Popo, che soltanto chi ha giocato alla PSP sa, o comunque chi l'ha emulato più o meno. Poi c'è anche il villaggio di Yukumo con le terme Rocklaque, quindi stiamo parlando già del 3, che era carino, però non so, non sono andato matto, ma è più un'opinione personale, a molti è piaciuto. Generation, tutti i suoi difetti. Allora, partiamo dal fatto che ha pochi mostri da combattere, quindi alla lunga diventa ripetitivo. Ovviamente la parte della storia è sempre quella più facile, dato che i mostri hanno il 40% di vita e subiscono il 150% di danni. Però la parte online mi è rimasta parecchio impressa, soprattutto perché la storia deve nell'online in generale cioè deve proseguire di pari passo con la storia offline. Questa è una cosa che io ho gradito perché le missioni del villaggio corrispondono ad alcune della gilda, nel senso proprio da una side quest può risposta puoi sbloccare una missione gilda dal villaggio, una missione della gilda qualcuno del villaggio, un completarsi delle cose che ho trovato abbastanza simpatico. Però prima rimaniamo sui difetti. E oltre i mostri, quindi, oltre ai mostri, pochi mostri da combattere, risulta il fatto di essere ripetitivo. Però questo è dato appunto dalla scarsità dei mostri. Le quattro flagship anziché una, secondo me è un punto negativo, anche se, ovviamente, essendo il decimo anniversario, deve essere qualcosa di spettacolare. L'assenza di un grado G, che a molti non è piaciuta, perché ovviamente è più facile capire quanto si è forti da leggendo G numero rispetto a leggere un 255-257. Ovviamente questo ripetitività e scarsità di mostri sembra, all'inizio sembra che sia una poca, un po' che non attiri molto. Invece per me gli effetti negativi sono finiti, perché dopo per me sono tutti gli aspetti positivi, ovvero gli stili di caccia che hanno apportato un nuovo modo di affrontare il mostro o le missioni in generale, per esempio, soprattutto lo stile aereo, lo stile gilda, gilda, lo stile furtivo, bushido, ombra, come cavolo si chiama, perché già nel 3 si era inserita la meccanica del cavalcare i mostri, che era interessante, però poi nel 4 con il falcione insetto si è arrivato al Gesù in Monte random, quindi si era un pochino puntato più su un determinato tipo di arma che di altro. No, dai, c'è ancora un altro aspetto negativo adesso che ci penso. Le vecchie mappe, perché sono state resuscitate le vecchie mappe, si sentono il sapore del tempo su di loro, cioè hanno cercato di modificarle mettendo rialzi per poter cavalcare i mostri anche con gli altri stili, ma si sente sopra l'odore di vecchio in quelle vecchie zone. Non è male, però voglio dire, il tempo a lungo andare rende stupido andare avanti a un certo punto, perché tu, se la conosci da tanto tempo, la sai a memoria, la conosci il trucchetto per evitare alcune zone, sai dove spawnano sempre i mostri, quindi è un effetto negativo. Quindi, torniamo agli aspetti positivi. Un altro aspetto positivo è stato, oltre alle stili di caccia, è stato le arti di caccia, che
che sono legate allo stile, sono, chiamiamole, mosse speciali che principalmente io uso con tre armi, ma cioè, diciamo, non tutte le armi, anzi, non tutte le arti offensive sono comode, soprattutto se usi lo stile aereo o quello ombra, perché la schivata assoluta ce l'hai già con lo stile ombra, gli attacchi in salto ce l'hai già con lo stile aereo, quindi alcuni attacchi caricati forse convengono. Però comunque sono stati, anche questo è un insegnamento interessante, anche il fatto che livellano non per potenza o acquisto, ma facendo determinate missioni, come al solito mostrante. È carina. Un'altra cosa è la modalità caccia Miao, che molti hanno odiato, però c'è gente che una volta scoperto gli si è aperto un mondo, perché caccia Miao, resistenza assoluta, trappole infinite, bombe soporifere infinite, un'ottima comodità, soprattutto per catturare il mostro, anche se ci vuole un bel po', bisogna dirlo, purtroppo non hanno armi da 500 danni, non ottengono potenziamenti mangiando, quindi non è una cosa che conviene sempre, però c'è chi l'ha avuto. Io stesso ho fatto 110 missioni, non me ne vergogno, però diciamo che ci sono e missione missione, perché una volta arrivati a un certo punto non te ne frega nemmeno più. Cioè, io ho fatto 223 230 ore al gioco, giocando tutto quello che mi interessava in poco tempo, relativamente poco, cioè 230 ore di gioco sono una buona media, dato che di norma faccio 300 400 ore di gioco totali prima di abbandonarlo, tranne col 4 ultimi. Il 4 ultimo sono mollato con 300 ore, invece il 3 l'ho portato alla fine della storia e basta. Ok, guardando la webcam sembra una versione più magra di Danny Mello. Oh, posso citarlo? Aspetta, non è taglio. Che dire, un altro lato negativo, oddio, un lato positivo, scusate, un lato positivo è i mostri iper. Le armature iper e i mostri iper sono qualcosa di fantastico. Una sfida che è quasi uguale a quella del grado G, soltanto che ti tende a mettere più sulla difensiva di una parte del mostro, non di tutto il mostro. Quindi ipotizziamo che la coda sia coperta dalla nube iper, allora io mi metto davanti, lo martello fino alla fine, o lo sparo, eccetera, eccetera. Insomma, cose che non sembrano molto strane, però sembrano molto belle, però a me sono piaciute. Poi i devianti con le loro armature. Le armature devianti sono qualcosa di spettacolare che pochi hanno visto. E sono molto comodi, anche perché le anime dei mostri devianti, nel senso l'abilità si chiama anima del mostro deviante, sono comode perché ti occupano uno slot skill e tu ne puoi mettere. Un attimo, che spendo. Dicevo, sono comode perché tu c'è uno slot skill e che in realtà ne possiede due, però come negativo ci sta il fatto che non hanno nemmeno uno slot per i gioielli, quindi per le decorazioni, quindi è difficile poter fare un set con un menu, cioè i set libri si possono fare. Però diciamo che se tu vuoi un'arma figa, un'armatura figa, deviante, tutta completa, o quello o niente. Ti tieni i positivi e i negativi. Che positivi sono tutti, i negativi ce ne sono, ovviamente. Poi ci sono le armature broken, come al solito. Però
secondo me Monster Hunter Generation è stato un buon gioco che merita sinceramente di essere giocato fino alla fine. Sbloccare le armi, perché comunque i mostri ci sono, il divertimento c'è. Tranne quando c'è chi gioca con la lanciafucile e si diverte a fare Weaver Fire. Escluso questo, è un ottimo gioco. La giocabilità, ho già detto, sono arrivato a 230 ore senza tanti problemi. Cioè, i problemi ci sono anche perché quando si parla di missioni online toste, oppure quando hai fretta e tu vuoi farne una, quindi online, sbrigandoti con quattro persone, c'è sempre quella persona che viene nella room, non vuole giocare, cambia room, quindi ti trovi sempre bloccato con quell'attesa che non finisce mai prima di poter fare una partita. Ti ritrovi a dover aspettare un'ora per poter fare una partita che finisce in 10 minuti, quindi giocateci, che dovete aumentare questo range, di dovete ridurre i tempi di caricamento. Wow, 16 minuti di registrazione. Sti cazzi. Dovrò allungare il video. È la prima volta che devo allungare un video. È strano. Quindi ci sta, secondo me, come gioco. Poi si aspetta Double Cross come tutti, perché hai Pamille, wow, il nuovo drago anziano. Che poi drago non è, ma lasciamo stare agli spoiler. Il nuovo flagship, che è un drago con le ali a reazione, la cui armatura figa, il transmog che permette di trasformare un'armatura in un'altra, e nuovi stili, il gatto furioso, gli stili di prima si sono aggiunti al gatto furioso, quindi si aspetta noi devianti, anche se guardando in giro le mie aspettative su di lui cadono. Cioè, per combattere il Fatalis bisogna raggiungere il G10, cioè è assurdo. Vabbè, sì, che prima non fosse assurdo, però diciamo che dovrò raggiungere forse il G10 per combattere uno dei forse i mostri più belli di tutto Monster Hunter, mi sembra, peccato. Vabbè, allora un'ultima cosa, il disegno è un po' la posa molto da Power Ranger con il suo braccio così, la sua armatura, ovviamente l'armatura è quella del Nakarkos, che vi ho appena spoilerato, che è il mostro finale di Monster Hunter Domination. Cioè non è proprio quello finale, diciamo è il drago anziano annunciato, e quella è l'armatura appunto finale, sembra la Power Ranger. Ovviamente la scelta non è fatta a caso, perché una volta che uscirà questo video, sicuramente in tutte le sale italiane sarà arrivato, almeno spero in gran parte, dato che voglio anche andarmela a vedere, sarà arrivato un Power Ranger il film. Dopo non so quanto tempo il mio sogno di bambinetto si realizza, e quindi avrò di nuovo i miei amatissimi Power Ranger sul grande schermo. Spero di poterlo vedere, perché vorrei fare un video anche su quelli, su di loro. Sperando che questa rubrica, questa cosa piaccia a voi, ma anche a me, perché principalmente piacerà a me. Sperando di poterlo vedere e fare ovviamente un altro episodio su di loro. Per questo episodio di The Stalk è tutto. Ciao.